Ragazzi, sono veramente euforico. Thinking where it ends and to begin. Knock on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that. Su Postina dell'amore, in cui parliamo dell'amore e dell'aggettivo possessivo. Per chi non lo sapesse, mio, tuo, suo e così via. Ebbene, quando si usa l'aggettivo possessivo mio in amore, è molto rischioso. Mio marito, mia moglie, il mio compagno, la mia compagna. Ma estendiamolo anche a mio padre, mia madre, un mio conoscente, un mio parente, un mio amico. Ebbene, è molto rischioso usare l'aggettivo possessivo in amore perché sottolineiamo il fatto che amiamo ciò che ci appartiene. Ma questo tipo d'amore provoca sempre prigionia, attaccamento e discriminazione. Perché sviluppiamo una certa indifferenza per tutto ciò che esce fuori da questo sentimento che proviamo. Questo tipo di attaccamento come possesso affettivo non è amore, è semplicemente un bisogno di essere amato. Per delle insicurezze che hai di fondo, problematiche irrisolte o voglia di comandare su un altro. Tutto questo viene definito impulso egoistico dell'io. E anche se credi che a te non capita, ti dico subito che capita all'80% delle persone. Ammettiamo esempio che tua moglie ti lasci. E tu soffri, sei disperato, ti butti per terra, piangi. Ma perché stai facendo tutto questo? Se ti fermassi un attimo ad ascoltare il tuo cervello, probabilmente capiresti che, punto primo, sei corresponsabile di questa situazione, dato che se fosse stato così meraviglioso o il tuo rapporto fosse stato così idilliaco, non ci sarebbe stato bisogno di lasciarti. Punto secondo, stai soffrendo per te stesso, perché lei nel lasciarti starà sicuramente meglio di te. Dunque il problema è tutto tuo, non suo. Lei sta bene, tu soffri per la tua infelicità, non per la sua. Dunque, dietro ogni bisogno affettivo, bisogna assolutamente chiedersi quanto amore puoi dare e quanto bisogno hai di riceverne. Il bisogno è uno stato infantile, il darlo è uno stato maturo. È per questo che spesso si dice in tante tradizioni che non puoi amare nessuno se non ti ami. Lo stesso Osho ha costruito un impero su codesto assioma. Dunque impara ad amarti, non rendere l'amore un bisogno, ma rendilo una virtù. Combatti per l'amore universale e non per la stretta cerchia di persone cose che circondano il tuo quotidiano.